Incredibile, è appena arrivata l'ufficialità, Mbalanzolà è un nuovo calciatore della Fiorentina. C'è una notizia che è uscita da pochi minuti, ragazzi. La Fiorentina, dopo aver ceduto Cabral al Benfica, adesso parliamo anche di questo, ragazzi, si aggiudica Mbalanzolà dallo Spezia. Adesso leggo velocemente il comunicato, tutto ciò che è stato emanato dal profilo della Fiorentina, però come sempre ragazzi, prima di cominciare col video, vi ricordo di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina. Ragazzi, ecco qua, vi leggo il comunicato. Allora, la Fiorentina sta per piazzare il primo colpo in attacco dopo la notizia imminente della cessione di Cabral, ragazzi, quindi che se ne andrà al Benfica, appunto, viene dichiarato che la Fiorentina ha appena raggiunto un accordo, scusate, lo Spezia ha appena raggiunto un accordo con la Fiorentina per la cessione di Nzola. Abbiamo trovato l'accordo, domani farà le visite mediche e le firme, quindi ragazzi, notizia che esce oggi, ma già domani sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina, farà visite mediche e tutto il resto e poi verrà presentato alla squadra. Siamo molto contenti di aver portato Nzola alla Fiorentina, ringrazio lo Spezia e la gente. Arrivo a titolo definitivo, ha detto Barone in serata. Continuiamo. Poi ovviamente ragazzi sappiamo bene che a Firenze incontrerà Mister Italiano, che lo ha allenato sia allo Spezia ma anche al Trapani, quindi ragazzi capite bene che comunque è già un profilo che l'italiano conosce bene, ma ragazzi Nzola non c'è bisogno che ve lo presenti io o che ve lo presenti qualcun altro, sappiamo bene che Nzola negli ultimi campionati, nelle ultime stagioni ha sempre fatto bene, è sempre andato in doppia cifra con lo Spezia, ragazzi tutto il rispetto per lo Spezia, ma capite bene che fare almeno 10 gol a stagione con lo Spezia, che è una squadra che si deve salvare per non retrocedere, è ragazzi tanta 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 roba. Ovviamente bisognerà vedere come si muoverà la Fiorentina, perché sicuramente lo Spezia è una squadra che ovviamente avendo come punto di riferimento Nzola in attacco, punta tutto su di lui. La Fiorentina è diverso, sicuramente comunque è una squadra che gioca tanto sull'attaccante, vedi Vlahovic per esempio, che dopo che si è andato dalla Fiorentina, nulla. Quindi ragazzi, sicuramente secondo me si troverà molto bene. Ripeto, poi trova Italiano, che secondo me ragazzi è un allenatore incredibile. Tra l'altro l'ha già allenato allo Spezia e al Trapani, quindi sicuramente saprà già come inserirlo nelle tattiche e negli schemi di gioco. E ragazzi, è stato un giocatore fortemente voluto da Mister Italiano, quindi ragazzi, se veramente non fa bene alla Fiorentina, non so cosa pensare. Poi parliamo dei dettagli invece dell'operazione. Infatti la Fiorentina spenderà 10 milioni di euro per il cartellino di Nzola, che come ho già detto a inizio video arriverà a titolo definitivo, ragazzi. Quindi è stato acquistato dalla Fiorentina. Però non è finita qui, perché ricordiamoci che la Fiorentina dalla cessione di Cabral incasserà 20 milioni più 5 di bonus, che comunque ragazzi anche qui vogliamo parlarne, 25 milioni. Per Cabral, che tutto il rispetto, non ha fatto schifo l'anno scorso, però non è che abbia fatto tutto questo campionato. Anche questa, ragazzi, è una trattativa da 10 e lode. Vendere Cabral per 25 milioni è una trattativa da 10 e lode. Comunque, dice quindi, la Fiorentina spenderà 10 milioni per il cartellino di Nzola, però i 25 milioni che si incasserà dalla cessione di Cabral, non è che verranno buttati questi 10 milioni per Nzola e gli altri 15 milioni, chissà dove se ne andranno a finire. No, perché i restanti soldi verranno investiti nell'acquisto di un altro attaccante, il 22enne argentino Lucas Beltram, che in questo momento, ragazzi, è l'attaccante del River Plate. Quindi, ragazzi, io direi che secondo me, a mani basse, ragazzi, lo dico, rispetto all'anno scorso, la Fiorentina in attacco si è nettamente migliorata. Cabral sicuramente quando è arrivato, se non mi sbaglio, non mi ricordo in questo momento dove giocava. Comunque, ragazzi, era un calciatore che aveva fatto molto, molto, molto bene. Però, ragazzi, capite bene che, diciamo, poi alla Fiorentina non si è adattato molto bene. E comunque andare a incassare 25 milioni da Cabral e in più andarlo a sostituire con Nzola, che comunque ragazzi è un calciatore fortissimo secondo me e che conosce bene il campionato, e in più ti vai a prendere un giovane, un 22enne che gioca in River Plate, che ragazzi ho visto un po', diciamo, di statistiche e un po' di caratteristiche che c'ha, è un giocatore molto agile, molto tecnico, che comunque c'ha un buon potenziale. Ripeto, a mani basse secondo me la Fiorentina rispetto all'anno scorso si è migliorata. Ovviamente, ragazzi, mi sembra abbastanza scontato. Ditemi la vostra acquisizione nei commenti. Nzola farà, secondo me, l'attaccante fisso. Però,
Poi bisognerà vedere questo Lucas Beltran se arriverà, se farà bene, comunque è giovane, non conosce il campionato italiano. Quindi io sono dell'idea che Nzola arriverà per fare il titolare fisso. Magari fatemi sapere voi qui sotto la vostra opinione nei commenti. Scrivete intanto un voto da 1 a 10, quindi che voto date a questo acquisto da parte della Fiorentina. Io sinceramente, per le qualità del giocatore e per il prezzo, che alla fine sono solamente 10 milioni, ragazzi, io come minimo un 8 pieno alla Fiorentina glielo do. Voi fatemi sapere che voto date alla Fiorentina qui sotto nei commenti. Io come sempre, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Poi, ragazzi, vi lascio in descrizione il link del sito Calcio Store 2023 dove poter acquistare le magliette tutte, Serie A, Premier League, Bundesliga, magliette retro, magliette delle nazionali e tutte le magliette che volete. Qui, ragazzi, a bassissimo prezzo, ma soprattutto con il codice GC10. Avrete anche l'ulteriore 10% di sconto, quindi mi raccomando, non perdete questa occasione. Link tutto qui in descrizione. Noi ragazzi ci salutiamo, ci vediamo con un prossimo video. Sempre Forza Inter, bella!